Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete non sono a casa mia, o meglio sono a casa mia, ma a casa nuova. Ero venuto qui per fare delle riprese prima che iniziassero i lavori, ma a quanto pare i lavori stanno procedendo più velocemente di quanto mai mi sarei aspettato. Infatti la situazione è questa qua. Che bordello, assurdo. Ho sbagliato io perché sarei dovuto venire prima perché volevo fare delle riprese molto scenografiche per fare un prima e un dopo, ma guardate qui in una mattinata sola quanta roba hanno fatto. Hanno montato il montacarichi lì sopra, poi qui c'è tutto il muro che pian pianino è stato demolito. Cioè, se vi ricordate, qua c'era un muro. Guardate quanta luce c'è in questa casa. Cioè, anche qui tutto il muro saltato, fa impressione vederlo così. Forse dal video non rende, ma questa lunghezza ha una profondità veramente allucinante. Ok, questa è la camera da letto. Ancora qui è tutto a posto, più o meno. Questo è il mio studio, che diciamo adesso vi faccio vedere un po' meglio alzando gli ISO, con le porte già tolte, tutto il materiale buttato a terra. Il bagno forse è qui, sono le uniche cose che sono state ancora lasciate intatte. Vabbè, ragazzi, faccio queste riprese, faccio anche quattro foto per ricordo e poi vado, perché, ripeto, non credo di poter stare qua. Aggiornamento del 18 ottobre. Devo parlare piano perché comunque sono le 3 del pomeriggio ed è domenica, quindi sto facendo, diciamo, questo aggiornamento in un giorno di pausa per gli operai. Sono cambiate tantissime cose in casa, vi farò vedere mano a mano, diciamo, tutte le migliorie finora. Qui si entra dalla porta, qua hanno fatto la cassetta degli impianti. Come vedete, questo infisso ancora non c'è. Qui è dove verrà disposta la cucina. Stanno passando tutte le tracce a terra per l'impianto di riscaldamento idrico. E questo è, diciamo, il cambiamento più importante. Sono stati buttati a terra definitivamente i muri. Il cartongesso per il controsoffitto verrà posato tra veramente poco. Quindi c'è tutta la predisposizione fatta. Tutte le tracce elettriche sono state più o meno passate. Qui verrà messa la parete attrezzata con i relativi cavi dell'antenna. Continuando di qui. Qui abbiamo questo spazio dove verrà montata una porta a vetri larga più di 1 metro, quindi veramente enorme, con il suo relativo binario. Continua la casa. Il bagno è stato sia preparato per il controsoffitto, sia i muri sono stati pareggiati. Il bagno piccolo adesso non è più un bagno piccolo, è veramente un bagno normale di tutto rispetto. E come vedete, tutti gli impianti sono stati predisposti. Anche nella zona giorno, come vedete, tutti i controsoffitti sono stati predisposti, verranno messe tutte serrande elettriche, infissi nuovi. Siamo in una fase ancora un po' acerba, però pian pianino va prendendo forma la casa. Ragazzi, come vedete, già qui c'è qualcosa di diverso. Siamo esattamente al 4 marzo e vi posso mostrare finalmente la mia nuova casa. Iniziando proprio dalla porta, perché finalmente ho una porta nuova, artigianale, fatta da un falegname, porta blindata, bella, bianca, semplicissima, molto carina, molto estetica. Prima di farvi vedere casa, velocissimamente due precisazioni. Uno, io e Federica abbiamo fatto praticamente il 99% della casa da soli. Ci siamo solamente fatti aiutare per quanto riguarda l'illuminazione, ma comunque il progetto iniziale era nostro. Anche proprio come divisione degli spazi e divisione degli ambienti, abbiamo fatto un 80% noi e un 10% ci hanno aiutati un signore appunto di un negozio. Vabbè, grazie.
Iniziamo con il tour vero e proprio. E anche gli arredamenti abbiamo scelto tutto noi. Anche di arredamento abbiamo scelto tutto noi. Quindi non siamo dei professionisti. Cioè Federica sì, ma io non sono un professionista. Ma spero che comunque il risultato finale vi piaccia. Un merito che abbiamo avuto è quello di aver avuto un grande occhio, secondo me, per questa casa. Iniziamo ragazzi dall'ingresso. Come vi ricorderete, diciamo, dalle foto, dal video che vi ho fatto vedere. Anzi, intanto una cosa che mi fa incazzare è che oggi non è una giornata molto luminosa, perché con diciamo una giornata di sole questa casa praticamente non avrebbe bisogno di nessuna luce, perché è una casa che ha tre esposizioni, tre balconi, e c'è una quantità di luce incredibile. Questo è l'ingresso, quindi ci troviamo appunto nella zona d'ingresso. Ho fatto fare uno specchio su misura che addirittura si apre a cassetto così, e nasconde tutto l'impianto elettrico diviso in maniera pazzesca qua dietro. Sì. Video citofono, idea sistema di allarme. Idea del falegname. Sì. Citofono, allarme, console diciamo in tinta, piantina di verde così che dà un tocco, e scimmia che diciamo accende scimmia la luce. Lampada. Quando ha un'idea accende la luce. Esatto. E portafoglio Gucci mio. Questo diciamo è l'ingresso, molto molto carino. Direi che dopo l'ingresso passiamo alla cucina, dove abbiamo la Colf, che ovviamente ho fatto un salto di qualità. La Colf, no, anche l'italiana, perché forse non è. La Colf che sta cucinando. E entriamo nella cucina. Scusami, prima della cucina vogliamo far vedere la cosa incredibile che si sarà un po' intravista. Sì, infatti tu sei intravista. Questo qui è, penso, la cosa più figa della casa. Questo è un giardino verticale. Cioè, cosa sono? Avvicinati, perché sennò non si sente bene il microfono. Sono praticamente delle piante vere, stabilizzate. Che significa stabilizzate? Che sono state trattate con la glicerina e non hanno bisogno di essere annaffiate né niente. Resteranno così per sempre, si spera. Però, per fare un plus ancora più bello, abbiamo fatto fare al falegname sempre su misura delle mensole in legno... sulle quali abbiamo posato delle piante. Queste le ho montate con Jumpitec ed è stato un parto, ragazzi, perché abbiamo beccato il pilastro e per, diciamo, poter attaccare queste mensole è stata una cosa assurda. Comunque credo che l'effetto sia veramente molto molto figo. Sono contento di come è venuto. Passiamo torniamo in cucina. Alla cucina. Per quanto riguarda, diciamo, tutta la domotica della casa, farò un video a parte, perché tutte le luci di casa sono controllabili dalla domotica. Ci sono un sacco di cose smart, ma questo farò un video a parte. Piano cottura e induzione. Sono finalmente passato anch'io all'induzione. Cappa molto bella in metallo, diciamo, con la luce che ci aiuta, diciamo, per noi che abbiamo la passione della cucina è molto utile. E poi, particolarità della cucina, a parte il top che è tipo in materiale indistruttibile. Solo il top mi è costato un occhio alla testa perché volevo un materiale indistruttibile assolutamente. Abbiamo un bancone a sballo in legno sempre, e qui andranno degli sgabelli, praticamente degli sgabelli sui quali si potrà fare una colazione, un aperitivo, oppure gli ospiti si potranno bere un cocktail mentre io cucino. Perché stai così lontana che poi non si sento? Andiamo dall'altro lato, bravo. Andiamo dall'altro lato. Qua abbiamo ovviamente vari pensili. Abbiamo optato per questi pensili alti a tutta altezza, piuttosto che i classici, la classica apertura così, quindi i pensili in orizzontale, mm-hmm. perché ci sembrano molto più eleganti e molto più imponenti. Mm-hmm. Cantina dei vini. Il cane sta sboccando. Ma che cazzo, ma sto cane tutte luce le ha. Questo è un plus che mi piace un sacco, ovviamente piena di vini, molto belli. Con la sua luce, si accende la luce, si guarda da tutto dentro, molto molto figo. Poi, senza inquadrare fuori, senza fare vedere dove siamo. Finiamo qua. Ah, cucina. Hai un'altra parte di cucina. Hai ragione. Qui intanto abbiamo lavastoviglie, fondamentale, perché mi sono rotto i maroni di pulire le cose a mano. E andiamo alle colonne. Abbiamo deciso di posizionare le colonne forno, frigo e dispensa dall'altra parte, per avere appunto un ambiente ancora più ampio. Mm-hmm. Qui c'è la mia dispensa, la nostra dispensa. Tutto divisa con gli organizer. Questo è, diciamo, il colpo di genio che ho avuto io. Che ho avuto io, perché non c'entravano gli spaghetti. Divisa con gli organizer a settori, molto molto ordinata. E anche molto molto grande, onestamente. Frigo, regolamentare, diciamo, da battaglia. Regolamentare per tenere quello che si tiene in un frigo, ecco. Colonna, microonde e forno. Forno smart, del quale poi vi parlerò. Non vi dico adesso che particolarità ha questo forno, ma ve la farò vedere. Microonde, tutto bello abbinato in tinta, molto figo. Vabbè, andiamo avanti. Termosifoni, c'è un sacco da dire, sarò molto veloce, ragazzi. Termosifoni di design, questi qui sono dei termosifoni particolari, diversi, diciamo, dal solito.
nella zona giorno abbiamo voluto osare e mettere questi, che sono molto belli secondo me da vedere, e sono proprio una piastra unica sostanzialmente. Tieni sotto, posso spegnere normalmente? È cotto? Sì. Sì, sì, spegni. Sì. Non dovevi mettere adesso. Sei sicura che è cotto? In realtà già sono 100 anni. Buonissimo, puoi spegnere. Okay. Accanto al giardino verticale abbiamo fatto mettere questa apertura per entrare nella zona notte, che vedremo dopo. Questo è un vetro, una porta a vetri con un sistema stop solo, nel senso che, come vedete, quando sbatte la luce non si vede cosa c'è dietro. Quindi è intanto per una questione di privacy, e poi funge da specchio enorme. Guardate quanto sono bello, come posso specchiare e come posso sculettare. Andiamo all'altra zona di casa, finalmente è arrivato questo benedetto tavolo. Tavolo da pranzo, di vetro extra chiaro, molto molto figo secondo me il tavolo, molto bello. Con le sue, intanto quello è un albero che abbiamo voluto mettere a casa fortemente, una sterlizia augusta. Poltroncine, perché non volevamo delle sedie normali, poltroncine abbinate, come vedete è tutto molto abbinato l'uno con l'altro. Comodissime ragazzi, sono veramente stracomode, stravolgenti. Il tavolo non sembra, ma è 2 metri per 1 metro e 6, gigante. E poi a terra abbiamo messo questo tappeto, secondo me bellissimo, messo oggi. Mi piace un sacco l'accostamento di colori. Non abbiamo detto che tutta la casa, in tutta la casa, c'è un parquet in rovere naturale, listoni da 1,80 m, vero parquet. Abbiamo deciso che non ci andava di mettere del grass, abbiamo optato proprio per un vero parquet. Siamo contentissimi, è molto resistente, il cane non lo distrugge, bella lì. Anche qui, come vedete, questo appunto ve ne parlerò meglio quando farò il video sulla domotica, abbiamo creato un controsoffitto nel quale abbiamo annegato un LED perimetrale. Questo non solo può cambiare colore, vi do una piccola anteprima. Alexa, imposta luce soggiorno sul blu. In fondo al mare, in fondo al mare. Tamarri come... Viene nel frattempo spoilerato la parte così, cioè la parte TV. Sì, tranquilla. Alexa, imposta LED soggiorno sul bianco. Torniamo sobri e vediamo la... intanto prima il divano. Questo è un, penso, uno dei divani più comodi che abbia mai trovato a Palermo, perché ho girato tutti i negozi. Ovviamente non vi dico qual è il negozio, però è molto molto comodo. È un divano 3 metri per 3 metri. E questa è la parete attrezzata. Me ne sono innamorato quando l'ho vista nel negozio, mi è piaciuto un sacco. Vano TV, vetrinetta e diciamo vari scomparti che si aprono così, sempre in rovere naturale. PS5, Hakuna Matata ragazzi, e varie altre cose. Molto molto bella, anche questa diciamo mi ha aiutato Jumpitech per fare il buco nel coso, è stato un bordello ragazzi. Mezza casa l'ho montata per con lui. Chiunque aveva bisogno di montare cose potete chiamare. Potete chiamare Jumpitech, che col trapano è molto bravo. E senza inquadrare diciamo il fuori, ma prendendo solo il tetto, vani tenda. Qui ho creato, come vedete, dei vani tenda, dove andranno messe le tende, che ancora non ci sono purtroppo, perché mia suocera li deve cucire. E con anche qui un LED. Tutti i LED sono personalizzabili, diciamo, sempre diciamo sul tavolo vicino a Nika, che si sta mordicchiando non so cosa, di spacco la faccia. Mi manica. Abbiamo questo bellissimo lampadario. Anche questo è un lampadario storto, però è un dritto. È un lampadario di design. È un lampadario di design. Aspetta, perché si prende tutto, è bellissimo. Mi è costato una fracca di soldi, ma sono molto contento. Soprattutto dovete stare diciamo attenti agli accostamenti cromatici, perché come vedete il piede del tavolo mi richiama il piede della sedia, che mi richiama il nero della cosa. Sono molto, non, ragazzi, non sto dicendo tutte queste cose per fare lo sborone, ma sono molto euforico di farvi vedere tutte le accortezze che abbiamo avuto, esatto, io e Federica. Aspetta che faccio una ripresa da lì, Questa zona giorno più o meno è grande circa 80 metri quadri, avendo abbattuto tutto. E mancano le placchette, perché gli operai me le devono portare, ma ci saranno anche le placchette. Camerino, che vi mostro perché io sono per la TV Verité, che è un gran puttanaio in questo momento. Però c'è il camerino dove tengo varie cose, dove andrà una scaffalatura e bene, tutto gatto. Aprendo la porta, che adesso si dovrebbe bloccare da sola con una frizione, andiamo nella zona notte. Questo è il mio studio, che non vedrete per oggi, perché ci sarà un video dedicato solo al mio studio, esatto. Andiamo però... La nonna! Quindi ragazzi, eravamo arrivati alla mia camera da letto. Ebbene, questa qui è la mia camera da letto, per l'appunto. Letto, diciamo, matrimoniale. Come vedete, rispetto alla vecchia camera,
abbiamo tirato su questo tramezzo che abbiamo ricoperto tutto di carta da parati, secondo me molto figo, con questa trama un po' grigia, floreale, con i dettagli oro, esatto, floreale. Qui dietro c'è la, la figata, cioè abbiamo creato una cabina armadio, tutta diciamo a giorno, infatti dovrà essere sempre bella ordinata per mantenere appunto una bellezza anche visiva. Qui c'è un enorme specchio che dovrò andare poi a inchiodare al muro, a tassellare. Nika nel frattempo ha pisciato nel tappeto, quindi sappiamo che le piace, ottimo. Qua c'è appunto un bellissimo specchio che andrà messo al muro con i tasselli per potersi appunto controllare quando ci si cambia. Qua ho appeso il vecchio televisore dell'altra casa, quindi quello che c'è in salone è un nuovo televisore, un LG, poi ve ne parlerò meglio. Questo è il mio vecchio televisore Samsung che ho messo qui in camera da letto. Ovviamente condizionatori in tutte le stanze, sia nel mio ufficio, in camera da letto, due nella zona giorno e nella stanza. Passiamo adesso a uno dei due bagni, cioè quello doccia. Avendo due bagni, ho deciso di usare il primo bagno, quello lungo, come bagno doccia. Lì in fondo, come vedete, c'è una doccia da 1,60 m più o meno di larghezza, veramente enorme. Qui c'è lo specchio, molto molto grande, touch, si accende così con... si può controllare sia la temperatura del colore, sia l'intensità di illuminazione, e si spegne sempre touch. È un bagno particolare, nel senso abbiamo utilizzato dei colori secondo me molto ricercati, cioè questo verde petrolio, questo... non verde petrolio, questo verde... tra il verde e il grigio. Tra il verde e il grigio. Questo diciamo marmo, sono dei lastroni da 2,40 m per 1,20 m, enormi ragazzi, giganteschi queste lastre. E i dettagli di questo bagno sono neri, come vedete. Rubinetteria nera, accessori neri, scaldasalviette nero, eccetera. I sanitari sono sospesi in entrambi i bagni, molto molto fighi, e basta. L'illuminazione qui è anche questa particolare, insomma potete scegliere se accendere solo gli spot doccia per fare una doccia rilassante, o accendere anche gli altri faretti per avere il pieno della luminosità. Ma quanto la vendo bene questa casa, sono proprio un cazzo di venditore. Prima di vedere l'altro bagno, qui c'è un'altra stanza dove ho creato la mia palestra personale. Anche questa la vedrete in un video ad hoc, perché è molto molto particolare secondo me. Vediamo adesso l'altro bagno. Questo è il bagno diciamo più piccolo, che in realtà abbiamo allargato rispetto alla misura originale. È secondo me molto molto figo. Anche qui sanitari sospesi, tutto fatto sui toni del bianco e del blu avio, che è un colore che mi fa impazzire. La cosa figa di questo bagno è tutto questo muretto che corre. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare intanto? Di incassare un LED dietro diciamo il muretto, in modo tale da la sera essere molto molto romantico, molto atmosphere. Però comunque abbiamo ovviamente sia gli spot della vasca anche in questo bagno, uguale a quella della doccia. I faretti ho entrambi accesi. La vasca è una vasca da 1,80 m, veramente molto molto comoda ragazzi, fighissima. Con addirittura il cuscino per poggiarsi. Non è una vasca idromassaggio, ma vi assicuro che ci si rilassa. Stesso specchio dell'altro bagno, profilo alluminio, sempre touch. Molto molto bello secondo me. Questo bagno mi piace veramente tantissimo, perché amo il blu, e poi bianco e blu dà una sensazione di pulizia incredibile. Ma poi bianco e blu sta incredibilmente bene con questo pavimento. Esatto, il parquet abbiamo deciso, molti si chiederanno ma come mai avete deciso di mettere il parquet anche nel bagno? Perché l'abbiamo voluto ovunque, abbiamo amato questo colore del parquet, questo rovere, e quindi abbiamo deciso di metterlo in tutta la casa. Qui praticamente andranno poi delle scarpiere su misura che ancora non sono arrivate, ma ci sono talmente tanti cambiamenti ragazzi che... c'è una nicchia diciamo, se lo vedete dal pavimento. Sì, è una nicchia. Ci sarebbero stati talmente tanti cambiamenti che avrei dovuto aspettare troppo tempo per fare questo video, quindi ho deciso di farlo. È ovvio che mano a mano ci saranno sempre cose nuove. Sono andato veloce perché la casa era grande, se no mi sarei dilungato troppo. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma per le particolarità farò dei video a parte. Ragazzi, che dire, io spero che questo home tour vi sia piaciuto. Rimettiamoci qui nel nostro angolo zen di casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa vi è sembrato di questa casa. Io sono davvero felicissimo. Finalmente ho una casa su misura e
che misura, ma sono davvero davvero contento, mi sono divertito un sacco a farla con Federica. Ricordiamo che abbiamo fatto tutto da soli, ragazzi, quindi però apprezzate anche l'impegno, l'estro, lo proprio studio, l'impegno, lo studio, studio che c'è stato dietro nella creazione di questa casa. Ha rotto cazzo, Nika. Ehi, ma adesso i voti a voi. Scrivetemi nei commenti qual è la parte di casa che vi è piaciuta di più e datele un voto, anche se volete da 1 a 10. Noi ci vediamo la settimana prossima con altre chicche su questa casa.